viaggiatore! Non ti riconosco. Sei in città da poco? Spero che con qualcosa da fare tu intenda un lavoro, altrimenti ti conviene parlare con Nova. Sto cercando qualcuno per fare una consegna. Ti interessa? Fantastico! Vorrei che portassi questo messaggio alla mia famiglia nell'insediamento di Arefu. Non ho loro notizie da mesi e sono preoccupata. Non appena arrivi, parla con Davis West. Sarà felice di pagarti per il disturbo. Certo, ne sarei felice, visto che mi stai facendo un grande favore. Arefu è a nord-ovest di Megaton, su un vecchio ponte sopra il Potomac. Se segui la strada a ovest del fiume non puoi sbagliare. No, non proprio. Forse le mie lettere semplicemente non gli arrivano. Qualsiasi cosa tu possa fare per raggiungerli, di certo sarebbe apprezzata. Beh, vediamo. C'è Evan King, è una specie di sceriffo della città o qualcosa del genere. Poi ci sono la mia famiglia, gli Ewer, e una signora che vive da sola, di nome Karen Shenzi. Cosa, a parte le creature della zona contaminata, i gruppi di schiavisti, i branchi di predatori e qualche mina? No, è un posto del tutto sicuro. Se fosse semplice, ci andrei io stessa. Ok. Non so dirti. Se mi interessasse così tanto, parlerei con Mania. Ha vissuto a Megaton più a lungo di chiunque altro. Ehi, ti ringrazio per quello che fai per me. Significa molto. Vecchio rottame, ogni giorno la stessa dannata. Santo cielo, proprio quando stavo per arrendermi. Caro ragazzo, sono molto felice di conoscerti. Sono il signor Burke. E tu? Beh, tu non sei un residente di questo posto schifoso. Questo fa di te un individuo di tutto rispetto. Finalmente, qualcuno con un po' di civiltà e buon senso. Rappresento alcuni interessi. E questi interessi vedono questa città come un ostacolo per la realizzazione di un sogno urbanistico. Non hai legami qui, nessun interesse negli affari di questo buco. Potresti aiutarci a cancellare dalle mappe questo cesso. La bomba atomica inesplosa che dà il nome a questa città è ancora attiva. È sufficiente una piccola spinta. Ho una carica nucleare a impulsi, costruita per un solo scopo: far saltare quella bomba. Dovrai inserirla nella bomba e quindi ti pagheremo. Molto. Cosa ne dici? Ben fatto. Avrai 500 tappi oltre a quanto pattuito quando Megaton sarà distrutta. Ecco la carica nucleare a impulsi. Mettila nella bomba. Quando avrai finito, incontriamoci alla torre di Tenpenny. Si trova a sud-ovest da qui, bene al sicuro. Non puoi sbagliarti. Domande? Dici che non è il tuo campo? Non devi rifare tutti i cablaggi, devi solo collegare la carica a impulsi al detonatore. Se ti blocchi, parla con Leo Stahl. Ha delle cose che ti aiuteranno a concentrarti. Ha una certa reputazione. Non voglio trattenerti. La storia. Te l'ho detto, Go. Sì? Sì, ricordo quell'uomo. L'ho visto parlare con Moriarty. È difficile dimenticare un uomo tanto bello. Oh, ti piace il gioco duro, eh? Bene, ti costerà un extra. Alza i tacchi, ragazzo. Va a cercare il tuo paperino da qualche altra parte. Aspetta. Senti, ora sto lavorando, quindi fai in fretta, ok? Beh, per te,
La stanza e un po' di compagnia ti costeranno 120 tappi. Pagamento anticipato. Beh, non andrai molto lontano senza denaro. Chi? Gob? Beh, se riesci a guardare al di là del suo aspetto è un tesoro. Eppure Colin è terribilmente duro con lui. Non ne parla molto, ma sembra che ci sia una città di soli ghoul da qualche parte a DC. Ha nominato sua madre un paio di volte, ma a parte questo non dice molto. È qui da... credo da circa 15 anni ormai, da quando Moriarty lo ha comprato da quegli schiavisti. Con Gob? Beh, è dolce e so che gli piacerebbe, solo che... beh... non voglio sembrare banale o qualcosa del genere. Sono una prostituta, i miei standard non sono proprio elevati. Ma ci sono posti dove persino io non andrei. Per esempio, da clienti che sono più appiccicosi di me. Beh, quel dannato bastardo è duro con tutti noi, ma con Gob fa ancora peggio. Penso che sia perché lui è diverso, capisci? Certo, dolcezza, cosa avevi in mente? Devi affittare una stanza, che tu ci dorma o no, non mi importa. Sono pagata in entrambi i casi. Eh? Oh, volevi dire perché Gob stava dando pugni a quella radio? Beh, là fuori nella zona contaminata ci sono due stazioni che trasmettono. C'è la stazione dell'Enclave, non so chi siano, ma credo si tratti di qualche trasmissione prebellica a circuito chiuso o qualcosa del genere. E c'è Galaxy News Radio, è gestita da un tipo chiamato Treccani da qualche parte a DC, ma il segnale si è affievolito qualche tempo. Dici sul serio? Oh, devi provenire da quel Vault, già. È l'unica stazione radio libera rimasta nella zona contaminata. Il tipo che la gestisce, Treccani, è l'unico a cui sembra fregargliene qualcosa. Continua a parlare di combattere la buona battaglia o roba del genere. Meglio delle cazzate sull'altra stazione. Stammi bene, tesoro. Dannazione. Maledetta radio. Ehi, pelle liscia. Ti serve qualcosa? Un drink, forse? Qualcos'altro? Qualunque cosa? Aspetta, non intendi colpirmi? Insultarmi? Nemmeno rimproverarmi un pochino? Dunque, che sorpresa. Di solito ogni fottuto pelle liscia in questa città mi insulta solo perché ho l'aspetto di un cadavere. Mi rallegra vedere che c'è gente in gamba qui. Senti, Moriarty mi taglierebbe la testa se mi beccasse a vendere a prezzo ribassato. Ma per te rischierò. Oh sì, mi ricordo un tipo così. Onestamente, tengo sempre la testa bassa. Finisco per prendermi una sberla se guardo i clienti negli occhi. Ma chiedi a Moriarty, lui ne saprà di più. Mi spiace, pelle liscia. Non posso correre il rischio. Moriarty... Ehi tu, di che hai bisogno? Un posto chiamato Inferi è una città abitata dai ghoul situata a DC. Sono venuto qui in cerca di avventura e fortuna e ho trovato questo posto. Sono bloccato qui. Colin dice che non posso andarmene finché non gli ho pagato il mio debito. Naturalmente, mi addebita vitto e alloggio. Se mai arriverai agli Inferi, saluta Carol da parte mia. Il signor Moriarty dice che possiamo metterla in funzione
È una buona stazione radio. Mi piace ascoltare il DJ Treccani e come promuove la buona battaglia. Se solo potessi farne parte, invece di restare bloccato in questa bettola. Per te qualunque cosa, amico. Ci vediamo, ubriacone. Non ne posso più parlare. È chiuso per una ragione. Non farti strane idee. Guardare è gratis. Per il resto devi pagare. Signorina West? Ehi là! Sì? Sera. Non guardarmi così. Colin Moriarty. Sempre felice di vedere una faccia nuova. Ma temo tu abbia avuto la sfortuna di cogliermi, fuori del mio elemento. Sono il padrone e il titolare del Moriarty. Capisci? Il saloon. Ma prego, guarda. Passa a bere un drink o una dozzina. Io e te diventeremo grandi amici. Grandi amici. Mio Dio, sei tu! Il piccolino ormai adulto! Piccola carogna ostinata, vero? Allora e adesso, a quanto sembra, è passato tanto tempo, ragazzo! Oh, tuo padre è passato da queste parti. Ha preso ciò che gli serviva ed è andato via. Tu farai lo stesso, vero? Sembri un tipo in gamba. Sarò leale con te. Tuo padre è stato qui, ma ora non c'è. Certo, so dove è andato. Ma ciò che stai chiedendo sono informazioni. E le informazioni sono merce preziosa. Diciamo 100 tappi. E l'ubicazione di tuo padre è tua. Mi sembra ragionevole. Va bene, ragazzo. Lascia che ti dia una mano. Sai, il ricordo dei vecchi tempi. Se non hai tappi per pagare questa informazione,
Forse potresti farmi un piccolo favore. Impaziente, eh? Bene, così mi piace. È bello trovare qualcuno d'azione in questo buco di merda di città. Come diversivo. Ho dato in prestito un bel po' di tappi a quella vacca tossica chiamata Argento. Diceva che poteva vendermi un po' di jet e psycho a buon prezzo. Il problema è che ha tagliato la corda con il bottino ed è andata a Springvale per entrare in stato d'incoscienza. Recupera i tappi che mi deve e potrai usarli. Potrai usarli per pagare me, ovviamente. Galaxy News Radio è una stazione radio millantatrice situata sulle rovine di DC. Treccani, che gestisce quel manicomio, continua ad abbaiare di combattere una certa buona battaglia o roba del genere. Un mucchio di stronzate. Ma penso che se volevi sapere cosa sta succedendo nella zona contaminata, è lì che devi andare. A me non potrebbe fregarmene di meno. La zona contaminata? Perché diavolo vuoi andare laggiù? Ascolta, ragazzo, Megaton ha tutto quello che ti serve. Perché andare altrove? Stammi fuori dai coglioni! Non andare dove non ti compete e compra da bere qui. È tutto quello che devi sapere. Io faccio fare il pieno di liquore a questi zoticoni. Loro mi riempiono di tappi. È un buon affare, se me lo chiedi. Possiedo un saloon, ragazzo. I pettegolezzi ne sono parte integrante. Te ne dirò uno gratis. Non so se l'hai conosciuta. Lucy West, quella deliziosa creatura. Ha paura. Di cosa, di chi, non saprei. Ma si avverte che ha paura di qualcosa. Hai problemi di memoria, ragazzo. Non avrai niente per niente. Quindi sborsa 300 tappi e poi parleremo. Ho detto 100 tappi. E a quanto mi ricordo, hai risposto no. Così ora dico 300 tappi. Tu cosa rispondi questa volta? Beh, è un peccato per te, no? Non hai i tappi e io credo che non avrai le informazioni. Delusione totale. Non voglio trattenerti. Posso aiutarti? Oh, temo di avere da fare ora. Se è del cibo che cerchi, parla con Jenny o Leo. Io ora non posso aiutarti. Sai, hai ragione. Immagino di avere l'aria di un cartello stradale. Dove vuoi andare? Vorrai vedere il dottor Church vicino al cratere? Fai con comodo. Vai da Moira allo spaccio di Craterside. Vende armi. Ne costruisce qualcuna anche, per quel che ne so. Mi prendi in giro? Sì, c'è un bar, la Lanterna d'Ottone. È facile da trovare, visto che ci sei dentro. Oh, nessun problema. Non ho niente da fare io, già. Fuori Megaton? Qualsiasi posto che non sia questo mi sembra un paradiso. Al diavolo questo posto. Se non foste arrivati voi della zona contaminata con i vostri tappi, sarei stato fuori di qui in un secondo. Sempre che avessi convinto Jenny e Leo. È un buco, una strada senza uscita. Perché ci resto? Beh, è un buco che mi rende bei soldi. Moriarty ci piscia dentro, sporco bastardo. Pensa sia divertente. A parte questo, ti tagliano la gola in quella fogna. Meglio se stai alla larga. Ehi, magari lo scriverò sull'insegna. La Lanterna d'Ottone, la più pulita, la più sicura e con meno probabilità di trovare piscio nelle bevande. Fa lo stesso, devo tornare al lavoro.
Ah, guarda qui! Sangue nuovo! Dimmi, ragazzo, hai mai sentito parlare dell'enclave? Sono l'ultimo residuo rimasto dei vecchi USA. Senti, io non ti conosco per niente, ma ho capito che vuoi essere un patriota e ogni patriota che vale aggiungerà la sua pistola all'enclave. Un giorno o l'altro arriveranno qui e questo incubo sarà finito per sempre. Ma ascoltami, sono Nathan. Cosa posso fare per te? Perché? Perché? Guardati intorno. I buoni vecchi Stati Uniti. Certo, ora tutto è un po' diverso, ma sei ancora sul suolo americano. E anche se fossi nato in qualche vault sotterraneo, saresti nato sotto gli Stati Uniti e questo farebbe di te un americano. Ed è tuo e mio dovere sostenere il nostro paese e il nostro presidente. Non importa quale sia, capito? Ora c'è un fiero patriota. Dopotutto, se potessero nuocerci, non li avremmo mai eletti, giusto? Sì, signore. Confido nel giudizio di altre persone per sapere cosa è meglio per me. Così facciamo in America. Sono alla radio. Ci sono da anni. Il presidente Eden racconta tutto quello che fanno. Hanno robot volanti dappertutto che controllano ogni cosa. Così sapranno cosa fare quando finalmente piomberanno qui a ripulire questo posto. Vedrai, la gente pensa che io sia solo un vecchio pazzo. Le cose andranno diversamente quando l'enclave arriverà qui. Sono il governo americano, l'Aquila. Noi il popolo degli Stati Uniti, l'unione più perfetta. Abbi cura di te. Le cianfrusaglie? Ehi! Ho saputo che vi siete allontanati dal Vault! Sono anni che non vedo uno di voi! Piacere di conoscerti! Sono Moira Brown. Gestisco lo spaccio di Craterside, ma per lo più mi occupo di riparazioni e ricerca. Sto lavorando a un libro sulla zona contaminata. Sarebbe magnifico avere una prefazione scritta da un abitante del Vault. Ti andrebbe di aiutarmi? Fantastico! Dimmi com'è vivere sottoterra per tutta la vita, o uscire per la prima volta, o quello che preferisci. Un padre in fuga, eh? Ne ho visti un sacco prima d'ora, ma nessuno con un grande 101 sulla schiena. Che fortuna averlo trovato! Forse la tuta corazzata del Vault potrà aiutarti là fuori, eh? Sarà buono per il libro. Vuoi aiutarmi con la ricerca? Ti pagherò e sarà divertente. Beh, la zona contaminata è un luogo pericoloso, giusto? Alla gente servirebbero un po' di buoni consigli, come una guida di sopravvivenza nella zona. Mi serve un assistente per verificare le mie teorie. Non vorrei che qualcuno si facesse male a causa di un errore. Queste cose rattristano tutti. No, mi hanno solo urlato dietro, usando parole molto cattive. Bell'entusiasmo! Dunque, credo che il primo capitolo dovrà essere sulla sopravvivenza ai pericoli di ogni giorno. Cose come dove trovare del cibo e la durezza della ricerca, il rischio di radiazioni, come evitare le mine e perfino come trarne profitto. Oh, sembra divertente! Quale vuoi fare prima? Beh, cibo e medicine. Tutti ne hanno bisogno di tanto in tanto, giusto? Quindi gli serve un buon posto dove trovarli. C'è un vecchio super duper mart non lontano da qui. Devo sapere se in un posto del genere posso ancora trovare cibo o medicine. Oh, ottimo! Il cibo è la cosa più importante. Ma vedi di trovare anche qualche medicina. Se non trovi nulla, vedi di tornare con il corpo intero, ok?
andata la scorribanda? Hai preso il cibo e le medicine nel Super Duper Mart? Pensi che abbia improvvisamente perso il senso del tempo? Non è possibile che tu sia già di ritorno! Oh, non posso farlo! Sarebbe un duro colpo per i tizi della chiesa! In più la bomba non ha mai fatto male a nessuno! Vivi e lascia vivere, no? Certo, sono un libro aperto! Cosa vuoi sapere? Oh, non ho tanta esperienza come te sulla zona contaminata. Se provassi anche solo la metà di queste cose, mi salterebbe in aria la testa. Invece, sembra che tu sappia davvero cavartela là fuori. Io non so fare altro che inventarmi nuove idee e perdere tempo con i rottami delle carovane. Bello, vero? Ho pensato, invece di limitarmi ad aiutare le carovane con vecchi rottami, perché non mettere il mio ingegno a disposizione di tutti? E unendo il mio cervello e la tua esperienza, questa guida salverà molte più vite di quanto farebbero quegli avidi mercanti. È questo lo spirito giusto, leale assistente di ricerca! E come? Ho gli schemi per un aggeggio chiamato Lancia Tutto. Vendo anche i componenti, così puoi montare l'arma per conto tuo. Non preoccuparti per le munizioni. Questo gioiello spara tutto quel che trovi nella zona contaminata. Posacenere, orsacchiotti e quant'altro. Se mai avessi bisogno di fabbricare un'arma personalizzata, usa pure il mio banco da lavoro, qui in negozio. Ti servono solo gli schemi e le parti. Sicuro! Buona caccia! Se tu hai i tappi, io... Torna presto. Cavolo di giornata, vero? Ehi tu, che succede? Tranquillo. Non ho niente da dirti.
le parole del profeta dell'acqua. Vieni avanti e bevi le acque dello splendore, perché questa antica arma da guerra è la nostra salvezza. Altro studente in cammino nella zona contaminata. Ti do il benvenuto al mio umile caravan. Rilassati, qui regna la sicurezza. Il tipo di sicurezza che solo armi in abbondanza, terribili e letali, possono garantire. E possono essere tutte tue, per il giusto prezzo. Il mondo è un posto pericoloso e ingiusto, e mi sono reso conto che l'unico modo per portare la pace era far sì che tutti potessero essere pericolosi. Quindi, con un po' d'aiuto da parte del sindaco di Canterbury Commons, ho allestito questo caravan. Non posso regalare le armi, ma lo faccio quasi. Stai allerta.
Qui è il presidente Eden che parla. E state ascoltando la radio dell'Enclave, la voce dell'America. Ti saluto, mia carissima America. Qui è il tuo presidente, John Henry Eden. Facciamo quattro chiacchiere? Viviamo in un'epoca di povertà, avidità, violenza, distruzione. In realtà, la sede del governo federale, Washington DC, è stata ridotta a ciò che ora chiamiamo la zona contaminata della capitale. La zona contaminata della capitale. Come ci si è arrivati, America? Come mai i nostri capi lasciarono morire la nazione potente della Terra? La risposta è davvero molto semplice. Incertitudine. Ai più alti livelli di potere abbiamo dato la nostra speranza, la nostra fede a degli stupidi. I nostri valorosi capi è per tutto quel che voleva: potere, ricchezza, prestigio. E questo li rende figli in America. E la pigrizia genera stupidità. Tranquilla, non compirò gli errori dei miei predecessori. Quando John Henry Eden costruisce un paese, lo fa fino in fondo, alla maniera americana. Forse non lo meriti, cara America. Non meriti un futuro senza guerra, paura e terribile insicurezza. Certamente.
Siamo ancora tutti vivi, quindi so che non hai fatto così. Hai qualche pensiero?
Io sono il dottor Church e porto avanti questa clinica. Ora, prima che tu chieda il mio aiuto, dovresti imparare le regole. Regola numero uno, non mi seccare. Se mi infastidisci, meglio per te che tu stia per morire. Sono già abbastanza occupato ad avere cura delle persone che mi piacciono veramente. Tu segui la mia regola, io ti rattopperò. Tu mi pagherai e andremo d'accordo. Dunque, lasciami dare un'occhiata. Alcune ustioni di secondo grado, un paio di ferite. Ci vorrà un po', ma posso rimetterti in sesto per 75. Quindi smettila di farmi perdere tempo. Devo dire che di tutti i posti infernali infestati da topi in cui ho vissuto, questo è uno dei meno orribili. Io sono il dottore della città. Se c'è un taglio, io lo ricucio. Se c'è un'infezione, io la isolo. Un dottore non parla dei suoi pazienti, tantomeno con degli estranei. Non lo fa. Beh, suppongo che chi ha competenze mediche debba avere almeno un po' di pietà. E forse tu potresti instillare un po' di buonsenso in quel ragazzo. Leo Stahl ha un problema con il jet. L'ho beccato qui un paio di volte che cercava di rubare gli anestetici. Nemmeno la sua famiglia lo sa. Una notte è andato all'impianto di trattamento acque per ubriacarsi e adesso non lo trovo più. Forse tu puoi. Sì, arrivederci. Ancora tutti vivi, quindi sono così. Ehi, tu! Ciao. Siamo ancora tutti vivi, quindi so che non hai fatto casino.
Hai bisogno di qualcosa, eh? Cosa ti serve? Beh, non è un segreto che il vecchio impianto di trattamento acque è messo male. E io sono l'unico in città in grado di farlo funzionare. Passo così tanto tempo all'impianto che non posso occuparmi di tutte le perdite che continuano a crearsi nei condotti attorno alla città. Adesso non che io mi aspetti molto dagli stranieri, ma se hai le conoscenze necessarie, io ho bisogno di qualcuno che ripari le falle. A giudicare dalla pressione nell'impianto, direi che le perdite nei condotti sono 3. Controlla i condotti e le valvole, ma sarà difficile trovarle. Potrei farlo io, ma non posso andarmene a caccia di perdite tutto il giorno. Questo purificatore arrugginito cadrebbe a pezzi senza di me. L'unico momento di pausa che ho è quando chiudo l'impianto per la notte e non posso cercare perdite se l'acqua è chiusa. Spero che tu possa aiutarmi. Se la gente sapesse come sono messe male... Cosa posso dirti di Megaton? Beh, quella bomba fottuta ci sta ammazzando. Mi occupo dell'impianto di purificazione. Beh, la gente sta dicendo... Ho tenuto in funzione quel...